Benvenuti al punto, come sempre pronti ad approfondire temi amministrativi, politici dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria e lo facciamo con i nostri ospiti, consiglieri regionali. Vado a salutare Andrea Smacchi del Partito Democratico, presidente della prima commissione consiliare, e Sergio De Vincenzi del gruppo Ricci Presidente, vicepresidente della terza commissione consigliare. Benvenuti. Grazie. Allora, registriamo questa trasmissione oggi è lunedì 24, siamo a poche ore dalla seduta del Consiglio regionale dove si parlerà di bilancio, dell'assestamento di bilancio, c'è cioè il Presidente della prima commissione, quindi non possiamo non partire con una domanda attinente. Quindi siamo in un momento di rilettura, no, del documento su cui la prima commissione è impegnata da alcune settimane. Allora, qual è il commento del Presidente della prima commissione? Che siamo a buon punto. Il bilancio per la prima volta è stato votato entro i termini dell'anno solare, quindi entro il 31-12, quindi questo è un assestamento, una variazione importante di circa 8 milioni di euro. Ci sono delle poste che in particolare hanno bisogno di più risorse, ad esempio quelle dei trasporti, delle manutenzioni, risorse verranno messe anche sul turismo, sullo sport. Ci sono, diciamo, tutta una serie di capitoli che sulla base delle dinamiche che dal mese di gennaio ad oggi abbiamo affrontato hanno bisogno di essere integrati, altri che invece si sono rivelati sopradimensionati e quindi da quel punto di vista possono avere delle risorse che possono essere tolte. Diciamo che in questa fase abbiamo privilegiato come sempre la possibilità di servizi, la possibilità di dare una mano soprattutto alle famiglie più bisognose. In questo caso ci sono anche degli emendamenti che verranno presentati direttamente in aula, questo è quello che si è deciso in maggioranza, fra questi ad esempio verranno messi a disposizione dall'Assemblea Legislativa 50.000 euro per quanto riguarda le popolazioni colpite dal terremoto, allo stesso tempo sono previste delle risorse importanti per quanto riguarda i contributi all'acquisto della prima casa delle giovani coppie. Diciamo quindi una manovra importante che viene messa al servizio della nostra comunità. De Vincenzi, è soddisfatto? Come sarà il suo comportamento in aula rispetto a questo documento? Il documento che ha illustrato, cioè quanto ha illustrato il Presidente, diciamo nella norma di un Presidente di maggioranza, di Commissione di maggioranza. È chiaro che è un bilancio in termini generali, quindi le variazioni lungamente sotto le attese, cioè la riprova è vedere quello che viviamo, che vivono tutte le famiglie. Ora, noi ci rendiamo conto, guardando quelle che sono le risorse in senso complessivo, anche legate all'economia, a tutto l'andamento generale, che c'è una grande difficoltà, però evidentemente non c'è una politica da parte di questa giunta in grado di far fronte a quelle che sono le emergenze di questi ultimi mesi, possiamo dire, cioè anche i dati sulla povertà sono tali che rendono assolutamente insufficienti qualsiasi tipo di manovra che si tenta di fare. Il passaggio a 45.000 famiglie in povertà relativa è chiaro che ci dice come dato, che poi è un dato superiore alle medie nazionali, che qualsiasi iniziativa questa giunta voglia mettere in campo sarà assolutamente insufficiente. Ma questo, cioè, ci lascia anche molto amareggiati, perché in realtà è da molto tempo che diciamo che andavano intraprese una serie di iniziative e ad oggi corriamo a tappare dei buchi che è difficile da tappare. Quindi la prima azione che lei farebbe, se avesse la possibilità di modificare a suo piacimento questo documento, dove... Ma in questa fase c'è poco da modificare, perché margini d'azione... Ma io trovo assolutamente interessante questo fatto di dare dei contributi, per esempio per l'acquisto della prima casa, che è una misura da un lato aiuta le famiglie, quindi in realtà dovrebbe anche tendere a dare una spinta alla demografia sostanzialmente della regione. Quindi in questo senso il problema vero è l'entità di queste risorse, perché poi alla fine di questo parliamo. Insomma, no, questo della prima casa, insomma, ci è intervenuto più volte, ecco, diciamo, questa spinta, no? Che poi, come diceva
Sergio De Vincenzi è molto importante anche per le nuove famiglie, diciamo così, per le giovani coppie. Ecco. Ma perché c'è un'attesa, c'è un bisogno, parlando insomma con anche queste nuove generazioni, ti chiedono un aiuto concreto, il fatto che la Regione può mettere a disposizione circa 25-30 mila euro a contributo, fa sì che intanto viene abbassato il costo per la famiglia, per la coppia dell'acquisto. Allo stesso tempo gli viene data la possibilità di accedere più facilmente ai mutui, perché invece che prendere un mutuo da 100.000 euro se ne prende uno da 70, quindi le garanzie sono inferiori, hanno anche più possibilità di averlo. Allora vi faccio una domanda, spogliatevi dal ruolo di rappresentanti politici, di politici, di amministratori, girate molto il territorio, lei Smacchi è molto diciamo affezionato ai social network, insomma, no? Pubblica moltissimo, eppure De Vincenzi magari meno che i social network, però nei suoi comunicati si vede questa cosa. Al di là del vostro ruolo politico e appartenenza politica, che Umbria vedete, ecco, in maniera estremamente obiettiva, Smacchi, che Umbria vede fuori da qui? Un'Umbria ancora in difficoltà, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista di una ripresa economica forte. I segnali sono confortanti ma insufficienti. Anche oggi sono usciti dei dati che da dove emergono più assunzioni che licenziamenti, ma se si va per strada, se si va fra la gente, la sensazione, la percezione ancora non è questa. Ancora c'è grandissima difficoltà per i giovani nel trovare lavoro, c'è grandissima difficoltà ad avere un reddito sufficiente. Quindi secondo me ancora non siamo adeguati come pubblica amministrazione a dare delle risposte importanti, ma io parlo dei comuni, parlo della regione, parlo anche del governo nazionale, e allo stesso tempo c'è un'impresa che ancora è in difficoltà, tranne alcuni settori che non hanno subito la crisi, ma anzi l'hanno cavalcata in maniera anticiclica. Ci sono tutta una serie di territori, quello dove c'era la metalmeccanica, il tessile e così via, che non hanno ancora delle prospettive e quindi non danno sicurezza, e quindi da questo punto di vista fanno sì che ci sia la preoccupazione non solo dei genitori, ma di un'intera generazione nel capire cosa fare da grande. E quindi è per questo che noi dobbiamo fare di più e aumentare gli sforzi, perché abbiamo delle risorse importanti date dalla programmazione comunitaria che bisogna da subito mettere in circolo. De Vincenzi, che Umbria vede? Lei ha un, come dire, un osservatorio anche diverso, perché è pure consigliere comunale di Perugia, quindi ha un osservatorio molto chiaramente posizionato sul capoluogo, però che Umbria vede lei? Sì, concordo con il Presidente, cioè un'Umbria veramente in difficoltà. No, io questa ripresa in parte a cui accennava il Presidente non la vedo assolutamente. Noi abbiamo una serie di emergenze che si sono acuite con il sisma, questo è evidente. Avevamo un turismo che cominciava a girare in maniera importante, il sisma ce l'ha bloccato, e di fatto tutte le altre realtà produttive, soprattutto quindi parliamo del settore privato, perché non ci dimentichiamo poi che l'Umbria ruota intorno a un settore pubblico molto forte in termini di assunzioni. Ora, venendo a mancare il turismo, con tutta una serie di gap non curati, come i trasporti, come anche un sistema di comunicazione e di promozione delle realtà locali, è chiaro che noi ci troviamo in una crisi più forte che altre regioni così vicine a noi non vivono. E il tasso di povertà relativo ce lo dice. Allora vuol dire che non ci siamo fatti trovare pronti, questa giunta non ha messo in piedi un percorso da, diciamo, anni che doveva essere messo in piedi, e tutte le grandi aziende sono in crisi, vogliamo parlare della Nestlé, l'ex Pozzi, cioè, poi è stato ricordato un metalmeccanico che era uno dei fiori all'occhiello della nostra regione. Ne ha risentito della crisi dal 2008 ad oggi in maniera imponente. Poi c'è stata tutta una serie di normative anche nazionali che hanno facilitato la delocalizzazione, quindi questo è il quadro. In più abbiamo anche un settore agricolo che non brilla nonostante anche l'entità dei fondi, perché noi parliamo di eccellenze, ma non ci dimentichiamo le tante difficoltà che abbiamo poi sul territorio, perché parliamo di qualità e di eccellenze locali, ma non riusciamo né a posizionarle sul mercato come dovremmo e quant'altro. Pensiamo anche a tutto il problema adesso del CETA,
che per tutta una serie di DOP in realtà non sarà così vantaggioso. Quindi voglio dire, i temi su cui ragionare sono tanti e complessi. Un attimo sul settore agricolo, così le faccio una domanda a lei particolarmente cara, che è quella dell'uso dei pesticidi, dei fitofarmaci. Poi con Smacchi invece parleremo di un altro tema a lui caro. Ecco, se vuole approfondire... Questo è un tema che abbiamo portato all'ordine del giorno proprio in terza commissione, perché ci è stato segnalato dai territori sostanzialmente, cioè l'uso dei pesticidi che creano tutta una serie di problematiche ovviamente in termini di salute, ma non solo attuali con il rischio di intossicazione e quant'altro, ma poi prolungate nel tempo, visto che sono prodotti che agiscono sul DNA, che quindi hanno un'azione cancerogena e quant'altro. Un tema di salute che non riguarda solo chi li distribuisce evidentemente, ma che riguarda i consumatori. Ora, a livello nazionale è stato attuato un piano d'azione, ma che poi a livello locale ha portato alla redazione di un regolamento d'uso che in realtà presenta una serie di lacune, dalla cartellonistica che non è adeguata, alle sanzioni che mancano, e crediamo soprattutto poi in termini di sensibilizzazione degli utilizzatori, di coloro che li distribuiscono, e quindi dobbiamo attuare tutta una serie di contromisure e migliorare il regolamento regionale. Smacchi, vuole intervenire su questo tema oppure passo all'altra domanda per lei? No, credo velocemente che sia un tema importante, in cui soprattutto nella nostra regione non è che possiamo non occuparcene o occuparcene in maniera part-time. Credo che nel tempo abbiamo dimostrato di tutelare l'ambiente, di tutelare le culture, di essere attenti e sensibili rispetto a tutte le problematiche relative ai pesticidi. In questo momento dobbiamo accelerare su questo tema. Allora, un tema a lei particolarmente caro, diciamo, è come del resto è oggettivamente è caro un po' a tutti, no? Quello dell'occupazione, dell'economia, dei vari territori, insomma, sono territori particolarmente svantaggiati. Lei solitamente, anche perché probabilmente ci vive, no? La fascia appenninica è quella messa peggio. Non dimentichiamo che lì c'era la più grande azienda del territorio, che era la ex Merloni, e che oggi si ritrova in una situazione, che dire, precaria è dire poco, insomma, no? Con tutti i licenziamenti, anche con le riassunzioni attraverso un'altra struttura, no? la JP, ma che lavorano poco effettivamente, soltanto pochi giorni al mese quando va bene. Insomma, è un'area che ha delle problematiche particolarmente gravi. Ecco, lei spesso va su questo argomento, allora la domanda gliela faccio. Ma guardi, io non è che parlo solo di questo. È chiaro che nella regione Umbria, a causa della crisi della Merloni, a causa della crisi dell'edilizia, della ceramica nella zona di Gualdo Tadino e così via, c'è un territorio in grande difficoltà. Là la disoccupazione giovanile è circa il 50%. Non solo giovanile, no? La disoccupazione normale è intorno al 35-38% rispetto a delle medie, insomma, che sono del 10, dell'11, certo, del 12 a livello regionale e nazionale. Allora, perché dico questo? Perché non si può pensare intanto di avere un territorio che vive, fin quando ci sarà, di casa integrazione o di mobilità o di ammortizzatori sociali. Ne va proprio della dignità di quelle persone e della coesione sociale delle comunità che ci vivono. E poi non è pensabile che delle classi dirigenti della nostra regione abbiano privilegiato nella tutela alcuni territori, alcune aziende, alcuni settori rispetto ad altri. È per questo che io mi accaloro perché tutti hanno la pari dignità e non posso vedere intere generazioni che decidono di abbandonare quei territori per colpa prima di infrastrutture insufficienti e dopo di mancanza di prospettive di vita. Quindi è inutile che a quei giovani gli diciamo ti do un contributo per la prima casa, dice sì, ma io qui non ci abiterò più se non mi date una prospettiva lavorativa, se non mi date un'idea per il mio futuro. E quindi è per questo che gli accordi di programma, anche relativamente alla Merloni, hanno un senso, e qui ci giochiamo noi come classe politica e dirigente
anche la nostra faccia, hanno un senso se portano occupazione, se portano lavoro, altrimenti sono soltanto protocolli, sono accordi che rimangono in cassetti con delle risorse magari, e quindi a questo punto l'inutilità è ancora maggiore, quindi oltre il danno c'è anche la beffa. È per questo che io dico che questa classe dirigente che amministra la regione insieme alla politica più in generale deve occuparsi in primis del futuro di una parte della regione, quello della fascia appenninica, che ne ha bisogno. Le stesse aree interne sono state costruite non soltanto per ridare un senso a delle aree marginali, ma per aggredire un fenomeno che è quello delle problematiche sia residenziali ma soprattutto occupazionali di gran parte delle comunità che vivono in quelle aree. Aree interne, Sergio De Vincenzi, lei su questo argomento insomma ci va spesso. È un tema che evidentemente interessa anche me moltissimo, ma perché deve interessare a tutti gli umbri. La realtà vera è che è stato elaborato un piano a livello nazionale, appunto strategia per le aree interne dal 2014, e noi siamo in netto ritardo. Ricordo che le aree interne sono tre sostanzialmente, quella dell'Orvietano, quella della fascia appenninica e poi la Valnerina. Sostanzialmente noi siamo in forte ritardo sia da un lato la Regione, la Giunta, nello stimolare i comuni coinvolti, sono 44 fra tutti, quindi sicuramente serve uno sforzo organizzativo non secondario. Però noi rischiamo di perdere un treno importante, perché insieme a questi 30 milioni di euro che ci sono sul piatto rischiamo di perderne un'aggiunta importante. Allora, ricordiamo che la media nazionale della popolazione in queste aree è sull'ordine del 25% a livello appunto nazionale. Nelle nostre aree già si sono spopolate, stiamo sull'ordine del 16%. Quindi queste opportunità vanno assolutamente sfruttate, ma questo è nell'interesse di tutti gli umbri, perché curare il territorio significa poi non solo dare una risposta anche ad esempio in termini di turismo, ma anche proprio di opportunità e di risorse, parliamo di acqua, parliamo di tante questioni, no? Non ci dimentichiamo anche tutti gli attingimenti che vengono fatti in quelle aree. Quindi sono soldi che possono aiutare sicuramente le famiglie, ma sono soldi che servono ad aiutare tutti gli umbri. E questo, su questo veramente io anch'io insomma cerco di dare quel contributo, e soprattutto vediamo di collaborare su questi temi, perché è veramente nell'interesse di tutti. Allora, all'economia, al lavoro è legato sicuramente il discorso infrastrutturale, no? Fuori discussione, insomma, la viabilità, i trasporti, oggi soprattutto le multinazionali, ma anche gli imprenditori, anche piccole e medie imprese investono dove magari ci sono certi servizi, e dal punto di vista infrastrutturale insomma l'Umbria deve, no, un attimo diciamo migliorare la situazione attuale. A partire dalla Freccia Rossa, dall'alta velocità, fino insomma a una situazione che riguarda i territori in maniera diversa. Ecco, da questo punto di vista è ottimista lei, Smacchi? Oggi con la Perugia-Ancona, con la Foligno-Civitanova, un passo avanti è stato fatto, però c'è ancora diversa carne al fuoco. No? Guardi, io da questo punto di vista sono ottimista per un motivo fondamentale, perché credo che le classi dirigenti che hanno governato questa regione hanno saputo cogliere le opportunità delle problematiche derivanti dalle conseguenze post-sisma e hanno fatto sì che quelle problematiche diventassero delle prospettive. Le spiego velocemente. Dopo il terremoto della Vallerina del 1979 si decise di fare un grande piano dei servizi per quel territorio, e quindi fu portato il metano, fu portata l'acqua in quei territori, quindi acquedotti eccetera. Dopo il terremoto del 97 si decise di fare un grande piano infrastrutturale, quindi la Quadrilatero nasce dopo quel terremoto, quindi Foligno-Civitanova, Perugia-Ancona, che speriamo insomma entro l'anno almeno un tratto importante, quello marchigiano, verrà aperto, e si puntò sull'aeroporto. Sull'aeroporto si misero all'incirca
50 milioni di euro tra l'ampliamento e il rifacimento delle infrastrutture. Io credo che una classe dirigente oculata deve cogliere le opportunità di questo ennesimo terremoto per fare un ulteriore piano di infrastrutture messe al servizio dell'economia e del turismo. Su questo ci giochiamo il futuro. E quindi i 52 milioni messi a disposizione per le manutenzioni della FCU e di questa possibile o possibile tentativo di portare in attesa della famosa fermata di alta velocità nel territorio toscano, questa opportunità di provare a portare l'alta velocità già nelle linee con le manutenzioni che verranno fatte all'interno della nostra regione. Però guardi, in questo caso dobbiamo unire le forze, quindi le risorse che in questo momento sono state destinate per il terremoto devono essere un volano anche per rimettere in moto le infrastrutture e l'economia della nostra regione. Su questo ci giochiamo il futuro, le risorse sono limitate. Quindi anche da questo punto di vista, insomma, sì, vanno messe in regime. E le stesse aree interne, con quei 30 milioni di cui parlavamo, devono essere messe insieme a questa grande opera di sviluppo o di nuovo sviluppo della nostra regione. De Vincenzi, che ne pensa? Ma sì, senza dubbio, cioè le risorse non sono evidentemente tutte quelle che servirebbero, però sicuramente ci sono. Il problema è, almeno la nostra preoccupazione, è che non ci siano le idee chiare. Cioè, il problema vero è cercare di portare i comuni a riflettere attentamente ma velocemente, coordinandosi fra di loro. E nello stesso tempo però una linea di indirizzo saggia e sapiente da parte della Regione non può mancare da questo punto di vista. E qui bisogna anche cercare di fare un discorso veramente ampio, cioè di non facilitare più certe categorie o certi interessi dedicati a svantaggio di altri. Cioè qui bisogna veramente individuare delle linee di operazione che ricadano fortemente sul territorio, perché noi tante volte abbiamo visto operazioni che poi servono per pochi intimi e le risorse prendono altre strade. Poi pensiamo anche per i fondi in agricoltura o quant'altro, che vanno a beneficio anche di poche aziende con grosse cifre e pochi impieghi di personale. Quindi noi questo non ce lo possiamo permettere, perché veramente perso anche questo treno veramente rimarremmo la Cenerentola del centro Italia, insomma, questa è la realtà. Avrei molti altri argomenti, abbiamo più solo 5 minuti. Un tema che noi trattiamo in tutte le trasmissioni ormai da qualche mese è quello del terremoto e della ricostruzione. Lo faccio anche con voi per fare un po' il punto, se vogliamo, della situazione. Comincio da Smacchi. Diciamo che si sta facendo molto, ma come dicono tutti bisogna sicuramente accelerare. Questa fase della messa a disposizione delle famose casette, che terminerà per tutti entro l'anno, sicuramente ha preso molto tempo, perché tra un mese sarà un anno dalla prima scossa. Quindi è chiaro che a partire dai mesi di settembre e ottobre si ripropone in quelle comunità, in quei territori, la problematica dell'inverno, che arriverà presto rispetto anche ad altri territori. La ricostruzione di fatto è già iniziata per tutta una serie di settori, in particolare si sta lavorando sia sulla viabilità, sia su tutta una serie di progettazioni, sia per gli edifici pubblici che quelli privati. È chiaro che vedere ancora le macerie in quei territori non fa bene a nessuno, anche se c'è un piano, se c'è un cronoprogramma, se c'è una prospettiva nel breve periodo, vedere ancora le macerie non fa bene a nessuno. Quindi su questo è chiaro che dobbiamo fare di tutto per dare anche la percezione, non soltanto con atti concreti, a chi ci abita, a chi sta aspettando, a chi teme che ci siano dei ritardi, che così non è, che si sta facendo il massimo con risorse certe. È vero, non ci sono tutte quelle che sono state prospettate in questa fase, ma c'è un piano pluriennale che le metterà a disposizione. Quindi su questo stiamo facendo il massimo. Io ringrazio e vorrei ringraziare in particolare la Presidente Marini per quello che sta facendo. Con la riduzione della giunta a 5,
Io vedo gli assessori che non si fermano un attimo e la presidente che va da Roma alla Valnerina, oltre a fare tutto l'ordinario. Quindi veramente è un momento straordinario che poche persone stanno portando avanti anche in conseguenza della riduzione dei tagli dei costi della politica, che abbiamo voluto. De Vincenzi. Che dobbiamo dire? La situazione è quella che è. Noi abbiamo accumulato un grosso ritardo, questo è sotto la lente di ingrandimento della comunicazione. A maggio il 5% delle casette consegnate è un dato assolutamente, diciamo, per certi aspetti disperante per chi vive quei territori e vive questa emergenza. Confidiamo veramente che l'inverno sarà affrontato con piena disponibilità di tutte le strutture. Questo è quello che ci sentiamo sostanzialmente di dire e di sperare, perché ci rendiamo conto delle difficoltà, però è vero anche che la macchina da questo punto di vista non ha funzionato, nonostante che poi l'Umbria abbia con le nostre strutture sia regionali che locali un'esperienza purtroppo in quanto a emergenze sismiche, però sicuramente la macchina dei soccorsi e della gestione dell'emergenza non ha funzionato, questo è sotto gli occhi di tutti. Noi contiamo veramente che adesso queste risorse che sono state messe, che vengono messe in campo, possano dare i frutti che speriamo, insomma. Certo, si sarebbe potuto fare molto meglio se almeno non fosse stato smantellato o modificato tutto il sistema della protezione civile. Oggi si punta molto sui soccorsi dei volontari e quant'altro, che qui nuovamente mi sento anche di ringraziare. Ma se non avevamo loro eravamo messi veramente male, purtroppo. In ogni calamità, io ricordo il 97 perché l'ho vissuto di persona anche in quel caso, insomma. Assolutamente. L'Italia però ha questa grande forza, questo grande patrimonio. Però avevamo messo in piedi una macchina veramente importante da questo punto di vista. Allora, siamo alla fine, vedete, abbiamo un minuto e 20, l'ultima domanda è chiaramente politica. Smacchi, leggere la situazione politica oggi non è facile, no? Né del centro-sinistra, né nel centro-destra, insomma, in generale ci vuole tanta esperienza per capire cosa sta accadendo. Ecco, io lo domando a lei, ammesso che si arrivi ormai alla scadenza naturale della legislatura a livello governativo, ecco, cosa si svilupperà in questi mesi all'interno del Partito Democratico e del centro-sinistra in generale, secondo lei? Ma noi, anche in conseguenza delle amministrative che da poco si sono svolte, stiamo facendo delle riflessioni importanti. Siamo entrati nella fase congressuale, rinnoveremo tutti gli organismi locali dopo aver rieletto il segretario nazionale. È chiaro che per noi ci sono due parole chiavi, che sono quello di formare una nuova classe dirigente in maniera importante e allo stesso tempo di cercare di tenere unito su temi, su dei valori, tutti coloro che la pensano come noi. Questo non è facile, perché spesso prevalgono i percorsi personali sulle idee, però non abbiamo alternative. Ora, il fatto che molti non si riconoscono nel Partito Democratico perché colgono altre opportunità, vuol dire che non sono adeguati a stare nel Partito Democratico. De Vincenzi, un sondaggio di poche ore fa, ripeto, stiamo registrando, oggi è lunedì 24 luglio, del Corriere della Sera, la coalizione di centrodestra è il primo, o diciamo la prima forza politica, se vogliamo. Se si votasse oggi mi pare al 35 qualcosa per cento, adesso... Ecco, questo cosa può significare? Soprattutto, qual è la salute all'interno del centrodestra? Insomma, che poi bisogna metterli insieme i partiti, no? Come lei sa bene. Io credo che non ci sia chi sta più in salute e chi meno, al di là dei numeri e dei sondaggi. Insomma, dice che bisogna un attimo. No, tutto dipende dalla sapienza delle persone che lavorano ai progetti. Cioè, non basta mettere insieme dei personaggi che dovrebbero portarsi appresso dei numeri. Qui tocca smettere di così andare all'impronta, di improvvisare. Cioè, abbiamo un paese che necessita di una
classe politica che sappia veramente tenere il timone e condurre la barca veramente avanti. Secondo lei la salute del sistema politico italiano ha più bisogno di vitamine o di antibiotici? Ma io dico semplicemente che ha bisogno. Beh, se così la rinnoviamo del tutto, questa classe politica. No, veramente c'è bisogno di un cambio di passo perché la gente non sopporta più. Ma il 50% di elettori che vanno a votare la dice lunga, non c'è più, non abbiamo più speranza. Quindi noi anche vediamo le difficoltà a mantenere fede a tanti impegni che poi abbiamo preso anche in campagna elettorale, proprio per il sistema che se ne scava. Ma anche in 10 secondi, poi chiudiamo. Vitamine. Vitamine, per lei ci vogliono vitamine. Vitamine perché le idee ci sono, le motivazioni ci sono, sono anche molte persone per bene che hanno voglia, però bisogna togliere veramente dall'ambito politico chi sceglie solo percorsi personali. Quindi vitamine per chi ha voglia invece di costruire. C, B o altre vitamine, De Vincenzi? Ma io dico che servono tutte perché insieme. Ognuna ha un comparto d'azione. Un bel integratore, insomma. Però no, quello che serve, no, non so. Ma quello che serve veramente in una realtà individualista, quella di collaborare, di lavorare insieme. Non abbiamo altro tempo, purtroppo. Saluto Andrea Smacchi del Partito Democratico, presidente della prima commissione, Sergio De Vincenzi del gruppo Ricci Presidente, vicepresidente della terza commissione. Grazie anche a voi per averci seguito in questa puntata che è l'ultima prima della pausa estiva. Riprenderemo a settembre e quindi non ci resta che augurarvi una buona estate. Arrivederci.